La trasmissione è offerta da Sapori di Toscana e Vanzi Etichette. Ben ritrovati con la nostra Curiosando in Toscana, dove andremo a scoprire l'arte, la storia, la cultura ed i prodotti enogastronomici di altissima qualità nella rubrica In Menù. Sempre in compagnia di Pietro andremo ad assaporare piatti inediti della tradizione portata avanti da generazione in generazione. Saranno piatti inediti, piatti al di fuori del menù tradizionale del ristorante. I nostri ospiti, una volta ultimati gli assaggi, avranno la facoltà di decidere se quei piatti sono meritevoli oppure no di entrare in menù. Oggi ci troviamo a Scarperia San Piero, la città dei ferri taglienti, soprannominata così per via della famosa produzione, fin dai tempi antichi, dei coltelli. La città dista 30 km da Firenze. Fu conquistata dai Medici nel 1306 e cambiò nome da San Barnaba a Scarperia. La presenza dei Medici e di Firenze in questi luoghi è molto importante, infatti basta vedere Palazzo dei Vicari che assomiglia al ben più noto Palazzo Vecchio. La sua particolare bellezza ha fatto sì che Scarperia sia entrata a far parte dei borghi più belli d'Italia. Mi trovo qui con il sindaco di Scarperia San Piero, Federico Ignesti. Scarperia è conosciuta per essere la città dei coltelli e dei motori. Indubbiamente sono gli elementi che caratterizzano a livello anche internazionale il nostro territorio comunale, perché i coltelli hanno una tradizione secolare, pluricentenaria, mentre la Formula Internazionale del Mugello, nato negli anni 70, ma oggi sicuramente è il tratto identificativo non solo del nostro comune di Scarperia e San Piero, ma di tutto il Mugello, appunto chiamandosi Otrodo nel Mugello. Diciamo che c'è una rievocazione molto importante per Scarperia, che è il D8, che viene festeggiata l'8 settembre perché rievoca la fondazione di Scarperia. Il D8 è una rievocazione che si svolge praticamente così. Abbiamo il vicario, che era colui che governava le terre di Scarperia, che arrivava fino alle porte di Firenze, fino al Ponte Rosso praticamente. E ogni sei mesi veniva cambiato dalla Repubblica Fiorentina, era di nomina della Repubblica, perché la Repubblica voleva mantenere il controllo su questa terra. Quindi noi cosa facciamo la sera stessa? Facciamo la rievocazione, cioè il corteo dove il vicario uscente capeggia, parte dal palazzo e va verso Porta Fiorentina. Porta Fiorentina riceve il corteo di Firenze che accompagna il vicario entrante. Poi insieme i due cortei si ricompongono, insieme fanno tutte le vie del paese, perché era tradizione che il vicario facesse vedere al vicario entrante i possedimenti, le mura solide e tutto il resto. Dopodiché arrivano nella piazza, ci sono le tribune tutto intorno, diventa una specie di arena dove vengono disputati i giochi, perché i giochi sono cinque. È una festa molto sentita, è seguita da più di 300 ragazzi fra corteo e giocatori, quindi insomma è una realtà molto importante. Scarperia lavora tutto l'anno per arrivare a preparare i festeggiamenti del D8 e per praticamente quasi un mese intero Scarperia viene attraversata da una serie di eventi che si concludono poi verso metà settembre con festa a corte. Quindi nel periodo da fine agosto a metà settembre è tutto un susseguirsi di vari eventi, tra cui spiccano appunto l'8 settembre c'è proprio il D8 e nella prima domenica di settembre invece c'è la giornata rinascimentale. Qui dal castello di San Barnaba è tutto, passo la linea a Pietro alla locanda di San Barnaba. Oggi per la rubrica In Menù ci troviamo a Scarperia, alla locanda San Barnaba, e in mia compagnia abbiamo Francesca Cammilli, chef della struttura. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao, Francesca, Pietro. Un piacere conoscerti. Ciao. Allora, siamo appena entrati, abbiamo visto subito una bellissima sala ad accoglierci.
però ho notato anche nell'insegna che non siete soltanto un ristorante, ma bensì avete anche delle camere. Quindi, diciamo, unite i due aspetti, sia l'hotellerie che la ristorazione. Infatti dici bene, Pietro, perché i miei suoceri gestiscono le camere e io e mio marito ci siamo presi in carico il ristorante perché è stata da sempre la mia passione e lui in questo caso è venuto dietro. Ti ha secondato? Sì, alla mia passione. E niente, quest'oggi vi accogliamo e speriamo di potervi coccolare. Non ne dubitiamo, non ne dubitiamo. Sì. La nostra cucina è una cucina che non mi piace usare tanto la parola del territorio perché noi siamo fiorentini, non siamo solo mugellani, quindi abbiamo questo intento di voler riportare alla luce piatti della cucina fiorentina e poi anche mugellana, vivendo in questo territorio, per farli conoscere per come sono, no? Rivisitandoli come ora va di moda. Bene, chef, ai fornelli. Eccoci, Pietro. Benvenuto nella mia cucina. Grazie tante. Prego. Anzi, benvenuti a tutti. Grazie. Chef, cosa ci prepara oggi? Allora, oggi vi coccolerò anche i nostri ospiti con un entrée che è un castagnaccio avvolto nel lardo. E poi proseguiremo con un maccheroncetto pistoiese che serviamo con del cinghiale alla maremmana e infine abbiamo il nostro cavallo di battaglia fiorentino che è il fritto misto, noi abbiamo chiamato della locanda, che è composto da pollo, coniglio, braciola e pane. Si parte dal castagnaccio, ok? Volentieri. Partiamo da un prodotto favoloso che è la farina di castagne. Facciamo un pastello con dell'acqua semplicissima. Poi adesso ci aggiungiamo l'uvetta. Che consistenza deve avere? Dovete vederlo un po' da voi, non deve essere né liquido, sì. In altre versioni del castagnaccio ho visto aggiunta di rosmarino, aggiunta di salvia talvolta. Questo caso no. Allora, la salvia secondo me non va aggiunta perché gli dà troppa amarezza al prodotto. Invece il rosmarino, se tu lo facessi anche leggermente sfrigolare in un padellino con l'olio, come si fa con la schiacciata con l'uva, è veramente un piatto unico. Quindi andrai ad aggiungerlo in questo caso o per questa variante preferisci? No, lo aggiungiamo. Lo aggiungiamo. E adesso andiamo a infornare. Sono passati 20 minuti, adesso vediamo se è pronto. Il nostro prodotto. Ed è pronto. Direi di sì. Abbiamo aggiunto, come dicevi tu, il rosmarino. E i nostri pinoli che si sono dorati anche senza la precottura. E adesso che il castagnaccio è pronto e l'abbiamo appena sfornato, Francesca, passiamo invece alla preparazione del sugo di cinghiale che poi andrà a accompagnare i maccheroni alla pistoiese. Sì, allora ci tenevo a dire una cosa, che i prodotti che vedi qui sono totalmente forniti da Sapori di Toscana e per noi è un più che un partner, è proprio un collega di lavoro. Poi abbiamo un soffritto fatto con tutti gli odori, perché in Toscana si chiamano odori, e abbiamo il sedano, la carota, il rosmarino, l'aglio, che non si vede perché è tritato molto fine, la cipolla rossa, la salvia, qui ce la mettiamo. Allora, adesso facciamo sfrigolare il nostro soffritto nella nostra casseruola senza mai esagerare, non deve bruciare, mi raccomando, il fuoco moderato. Adesso che abbiamo soffritto, ci mettiamo la carne, la nostra carne di cinghiale. Come vedete ci sono dei pezzi tagliati a coltello. E anche questa la facciamo soffriggere. Adesso che la nostra carne è abbastanza, diciamo, soffritta, aggiungiamo il vino rosso. Immagino sia un sangiovese di zona. Sì, sì. Adesso ci vogliono 5 minuti e poi potremo aggiungere il pomodoro.
Quindi prima aggiungiamo la salsa e poi dopo il concentrato. Sì. Aggiungeremo poi l'acqua. Indicativamente stiamo parlando di una cottura all'incirca di un paio d'ore, 2-3 ore. Allora, chiaramente va a quantità, una quantità del genere, sì, un paio d'ore sono sufficienti. Adesso, visto che il maccheroncino è pronto, vogliamo andare alla postazione del fritto? Certo, volentieri. Stanno cuocendo, le lasciamo cuocere, hanno il suo tempo di cottura, ma non impiatteremo il piatto perché il fritto va impiattato in vassoio, perché così si conviene nella tradizione contadina fiorentina, perché era proprio un momento di condivisione e convivialità, quindi rispettiamo le tradizioni e ci vedremo direttamente a tavola. Ben volentieri, grazie mille chef, è stato un piacere. Buon appetito. In bocca al lupo, spero sui piatti possano entrare in menù. Grazie tante. Grazie. E adesso vi lascio in compagnia di Barbara Nanni, sommelier AIS della delegazione di Siena, che andrà a presentarci i vini in abbinamento ai piatti di oggi. Oggi siamo ancora nel Chianti Classico, comune di Castelnuovo Bernardenga, località Bagliagli. Siamo a Dievole, cantina conosciutissima e famosa nel panorama delle eccellenze toscane. Passiamo alla degustazione dei vini. Il primo vino è un bianco, un trebbiano in purezza, vinificato a 12 mesi di botte grande, 3 mesi di affinamento. È un vino di struttura. Il colore si mostra di un bel giallo dorato di media intensità. A naso si presenta con sentori, il primo impatto è floreale, come fiori che ricordano la ginestra, la camomilla e dei fiori e della frutta matura, una frutta tropicale, una pesca gialla. In bocca arriva subito questa morbidezza dovuta alla maturazione in legno, una morbidezza però ben controbilanciata dall'acidità. L'altro vino è un Chianti Classico d'annata 2017, è un Sangiovese al 90%, il resto Canaiolo e Colorino. Il colore si presenta di un bel rosso rubino vivace, brillante, di media consistenza, direi. L'impatto olfattivo è decisamente fruttato, con note che ricordano la ciliegia, l'amarena, la mora, tipiche del vitigno. In bocca mostra una bella freschezza e sapidità, con un tannino che comunque lega questa parte più dura con una certa morbidezza e alcolicità. L'altro vino è Chianti Classico Riserva 2016. Il colore è un bel rosso rubino intenso con riflessi granati, direi. E è una bella struttura, gli archetti scendono lenti. Al naso si apre con un ventaglio di profumi, con una frutta matura, quasi in confettura, una ciliegia sottospirito, una rosa appassita, accompagnati da una bella speziatura dovuta a questo periodo di affinamento in botte. Anche in bocca arriva questa morbidezza, questa rotondità, ben accompagnata e arricchita dal tannino che lega benissimo le parti dure con le parti morbide. Grazie Barbara, e adesso ci troviamo a Dievole in mia compagnia Giulia, responsabile marketing di Dievole appunto. Giulia, vuoi dirci qualcosa di questa azienda, anzi di queste aziende?
Buongiorno a tutti e grazie di essere venuti a trovarci. Sì, non è una sola azienda, o meglio il progetto del nostro proprietario Aleandro Bulgheroni parte da Dievole, è partito da Dievole nel 2012 e ad oggi, dopo ormai 8 anni di lavoro, si è concretizzato in altri 2 territori, non solo in Chianti Classico ma anche a Bolgheri e a Montalcino, dove abbiamo altre 2 aziende. A Dievole però c'è il centro di tutto, ovviamente il nostro cuore pulsante, parte tutto dalla campagna, dalla naturalità del prodotto, quindi l'attenzione in vigna per poi far sì che le uve che arrivano in cantina siano veramente sane. Si mantengono il più possibile tutte le proprietà organolettiche del frutto e alla fine si va a un po' a riconnetterci con la vera origine del Chianti Classico, con le nostre origini, che vedono nella filosofia produttiva il cemento grezzo per la vinificazione e solo la botte grande per la maturazione. Quindi niente barrique. Niente barrique. Ciao Fiammetta, benvenuta. Grazie. Lei è la nostra presidente del comitato di Otto. Buon appetito, accomodati pure. Ciao Michela, lei è Michela Starisa, ambasciatrice del gusto, benvenuta e spero di soddisfarti. Grazie mille. Lei è Francesca Poli, ciao. La nostra presidente della Proloco, attivissima e di questo te ne ringraziamo. Grazie mille, buon appetito. Grazie. E lui è il nostro sindaco Federico Ignesti, una persona squisita che ci ha reso la nostra scarperia, quello che avete visto. Grazie mille, grazie, buon appetito. Grazie. Grazie. E lui è il nostro amico Luca, che è il nostro gastronauta, che abbiamo avuto il piacere di invitare perché lui è veramente un intenditore di cibo e del buon vino e oggi farà parte del nostro staff. Grazie di essere venuto e buon appetito. Vi ricordo che questi piatti, fuori dal menù alla carta del ristorante, sono degustati da personalità del luogo che decreteranno o no se potranno entrare in menù. Bene, la degustazione è finita, avete assaggiato questi piatti, quindi vorrei avere una vostra opinione e se possono o non possono entrare in menù. Allora, noi ci siamo consultati ed abbiamo deciso all'unanimità, lo voglio proprio dire, che questi piatti possono assolutamente entrare in menù. Vorrei fare un elogio allo studio del territorio. Qui si capisce che in cucina ci sono delle persone che tengono alle proprie radici, alla propria identità. Congratulazioni, chef! Grazie! Congratulazioni, grazie. Congratulazioni davvero. I vostri piatti sono piaciuti, sono stati trovati squisiti, quindi vi invito ad inserirli in menù. Da Locanda San Barnaba è tutto. Noi vi invitiamo a visitare questa bellissima location e a venire a degustare i piatti di Francesca e Lorenzo. Curiosando in Toscana vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana a Castellina in Chianti, alla taverna Squarcialupi. Arrivederci!
La trasmissione è stata offerta da Sapori di Toscana e Vanzi Etichette.